Ciao a tutti, oggi andremo a vedere assieme la nuovissima Van Rysel IDR940CF. Andiamo ad analizzare subito il telaio, che è il nuovissimo telaio Van Rysel ideato con delle fibre di carbonio ad alto modulo. Entra nel mondo delle bici performance nel modo migliore. Questo è quello che promette Van Rysel. A fine video sentirai sicuramente uno spoiler che è molto interessante proprio su questa bici e quindi ti consiglio di andarlo a vedere fino alla fine. Troviamo un telaio EDR che sta per Endurance. È la bici adatta sia alla montagna sia ad un terreno misto. Rispetto alla gamma precedente, Ultra, possiamo trovare una combinazione perfetta di rigidità, leggerezza e comfort. Il peso del telaio è di soli 890 grammi in taglia M. E questa bici sembra molto adatta a tutti i tipi di terreni, forse un po' di più alla montagna. Questa bici è assemblata con il manubrio e l'attacco manubrio Deda M45 in carbonio e ti consiglio di dare un'occhiata al canale Telegram che trovi in descrizione, dove ogni giorno troverai dei sconti a tema bici. Tornando a questa bici, c'è un gruppo montato Durace 9110 completo, gruppo top di gamma della casa Shimano, in questo caso lo troviamo meccanico, però il telaio è anche adattabile per la versione D2. Troviamo davanti una Multiplica 5236 con una cassetta posteriore 1128, monta una sella Physic Antares, anche lei con la parte al di sotto in carbonio. Troviamo delle ruote Fulcrum Racing Zero Carbon. Vedendo i nuovi modelli Van Rysel, abbiamo proprio notato che il nuovo marchio di ruote state montate non sono più Mavic come gli anni scorsi, ma bensì Fulcrum. Queste Racing Zero hanno un peso di 1340 grammi la coppia. La larghezza dei copertoni stati montati è 25 mm. Sono compatibili anche con la versione tubeless. In questo caso troviamo dei copertoni montati Antixon Fusion 5. Il peso della bici è 6,6 kg. Il prezzo di lancio in questo momento è 3.949,99 euro. Ma il punto di domanda su questa EDR940CF sono i freni. Monta dei freni Durace 9110, ma il freno disco non c'è. Molto probabilmente questo modello di bici verrà lanciato da Van Rysel anche in versione disco. L'unico dilemma sarà la data di rilascio, che molto probabilmente sarà inizio 2021 all'incirca. Questa bici sembra a tutti gli effetti molto interessante, ma rispetto a tutte le case costruttrici che hanno già terminato la produzione di bici con freni tradizionali, qui Van Rysel ha preferito prima lanciare il modello con i freni tradizionali. Non ci resta che aspettare la versione col freno disco, che speriamo possa arrivare molto presto. Spero che questo video ti sia piaciuto e se ti è piaciuto lascia un bel like e iscriviti al canale per vederne degli altri. Qui in centro troverai l'iconcina per iscriverti e troverai la playlist chiamata Biciclette per vedere altri video simili. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima!